Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova parte di Resident Evil Revelations 2. Questo posto è cambiato. Già, un po' inquietante. Hm? Oh, guardate lassù. Mentre loro parlano, noi prendiamo un emblema torre. Comunque, sono quasi sicura di essere alla fine di questo capitolo. Con Claire e Moira non ci siamo entrate qui dentro, se non ricordo male. E niente, la piccola Natalia ha accennato all'uomo buono di TerraSave, però non sappiamo chi sia. Appunti sugli esperimenti clinici. 24 gennaio 2010. Le prove per il virus T Phobos sono quasi completate. Siamo riusciti a ridurre il tasso di letalità del virus T e abbiamo fatto sì che la condizione scatenante del virus fosse un forte trauma emotivo. Abbiamo anche abbassato il tasso di resistenza virale a meno del 2%. Tutto procede come previsto. Tuttavia siamo alle strette con i tempi. Siamo vicini alla perfezione, ma non abbiamo margine di errore. Cioè, questi stavano studiando un virus che doveva, insomma, scattare e innescarsi con la paura. Chissà cosa avranno in mente. No. Sì. No. Ma fa un brodo. Era un po' più su, però. E questo sarà... No. Perfetto, è un po' più su anche quello, ma va bene così. Smeraldo 1000! Ottimo! C'era una pianta, no? Che ho visto male io, no. Andiamo, dobbiamo salire le scale. Penso che sì. E andiamo allo stesso punto, o destra o sinistra. Però magari intanto passiamo le munizioni, che mi sembra cosa buona e giusta. E dicevo, però magari dall'altra parte c'è qualche altra cassa e ho paura che se mi metto al centro partirà una sequenza. No, però c'è un documento. Tu, parole da Dio, mio caro padre. Tu, povero vecchio decrepito. Buon inizio. Volevi creare un nuovo mondo e divenirne il Dio, ma nonostante le tue ambizioni non sei mai riuscito a sconfiggere i nemici più temibili dell'uomo, la vecchiaia e la malattia. Avevi tutto, il tuo colpo mortale ti ha tradito. E poi la carne della tua carne, il tuo figlio, ti ha succhiato via quel poco di vita che ti rimaneva, facendoti divenire nient'altro che una nota a fondo pagina degli annali di storia. Hai fallito, vecchio. Non avere paura, il tuo sogno continuerà a vivere. Prenderò il patrimonio della conoscenza, il potere e le cave che mi hai donato e porterò a compimento ciò che tu hai fallito. Creerò un nuovo mondo e lo dominerò come un dio. La tua eredità verrà presto dimenticata, ma il mio tempo è appena iniziato. Possa la tua anima, sempre che ne avessi una, marcire nel tormento per l'eternità e che l'inferno risuoni nel digrignare dei tuoi denti. C'è qualcuno più psicopatico di Wesker? Perché, insomma, era lui che voleva essere il dio del mondo, però Jack non l'ha mai conosciuto. Qua c'è una bambola, una capricciante. Oh mio Dio. Natalia. C'è scritto Natalia qua, guardate. Natalia. Natalia, anche qua. Ok, Natalia c'entra. Sì, cioè, era evidente che Natalia c'entrasse qualcosa. Natalia. Ho paura. Ho davvero paura. Questa cosa mi ricorda un po' uno degli scenari di Evil Within, però. Che c'è una parte dove ci sono tutte le bambole. Ok, ragazzi. Mi sa che questa parte sarà cortissima e mi sa che siamo giunti alla fine, però non voglio mettere la mano sul fuoco. Vediamo un po'.
Wesker. Mi mette paura. Non la sopporto. Chi? La donna insieme a Wesker? Quella è Wesker. Alex Wesker. Eh? Due Wesker. Ma stai scherzando? Finalmente siete arrivati. Ne ero sicura. Cosa cavolo è sta roba? Sono leggermente scioccata. Nel prossimo episodio di Revelations 2. Aspetta, questo è di Moira. No, nessuna traccia. Oh, ovviamente questa fabbrica deve avere qualcosa di malato. È la responsabile degli esperimenti di 6 mesi fa. Ci sono tutti i nostri nomi. Ti schiaccerò. In cosa abbiamo sbagliato? Dov'è Moira? Abbiamo finito questo secondo episodio e chi cavolo è Alex Wesker? Ditemelo, cioè dubito che sia la moglie, però in effetti potrebbe essere, e la tanto richiesta mamma di Jake sarebbe venuta fuori. Ora lasciamo perdere l'identità che sta dietro a sta tizia. Quasi sicuramente lei sta cercando un modo per trasferirsi nel corpo di qualcun altro, e Natalia, essendo ancora sopravvissuta, perché anche se il braccialetto rosso è viva, non si è trasformata, potrebbe essere insomma il contenitore perfetto, ma sono tutte ipotesi perché non ovviamente ancora non so niente dei prossimi episodi e vado soltanto intuito a ipotesi e tutto quello che ho visto fino adesso. Sarebbe interessante vedere cosa ne pensate, sentire, insomma, leggere cosa ne pensate anche voi. E se vi va, quindi possiamo parlarne tranquillamente nei commenti. Per il momento, comunque, questo secondo episodio termina qua. Grazie per averci seguito fin qui. E niente, aspettiamo il prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!